Consiglio comunale di Arezzo, siamo in compagnia di Donella Mattesini, c'è una interrogazione che riguarda i nidi, è già stata rivolta alla vice sindaco Tanti. Sì, Arezzo ha un dato parecchio preoccupante, tra l'altro lo ha annunciato anche l'assessore Tanti. Ci sono in lista d'attesa per accesso a servizi 126 bambini nella fascia lattante, è un numero altissimo, perché 126 bambini vuol dire 126 famiglie che non hanno possibilità di accedere ad un servizio appunto per la cura dei figli e anche per la conciliazione della famiglia tra lavoro e appunto cura dei propri figli. Noi chiediamo in modo particolare alla vice sindaca e al comune di impegnare le risorse e soprattutto di mettere questo tema come un tema centrale, perché noi sappiamo benissimo che in assenza di servizi le famiglie sono molto in difficoltà e soprattutto i servizi nidi, in questo caso come le scuole materne, sono luogo fondamentale per i bambini di socializzazione e di crescita. Ce lo dicono tutte le statistiche che bambini che fin da piccoli hanno frequentato asili nido e poi scuole materne hanno anche nel corso della vita una maggiore autonomia, anche un successo lavorativo e soprattutto, diciamo, una capacità relazionale. Quindi in questo momento, pur avendo risorse cospicue in avanzo di bilancio, oltre 1 milione se non sbaglio di risorse libere, questa amministrazione non investe sulla famiglia, non investe sull'infanzia, e noi pensiamo che questo sia veramente un grave danno, tenendo conto anche che anche ad Arezzo c'è un calo enorme delle nascite, con tutte quelle che sono le conseguenze e gli allarmi che lo stesso Presidente della Repubblica ha dato. E sappiamo che quando una famiglia sceglie di fare figli è perché sa di poter contare su servizi e non fa figli appunto per problemi di lavoro precario, ma anche perché non può essere più come una volta che trulli trulli chi l'ha fatti di trastulli, insomma, perché le donne hanno diritto di lavorare e le famiglie hanno bisogno che lavorino entrambi i genitori per far fronte a quelli che sono i problemi del vivere di oggi. Le famiglie si sono già dovute organizzare, cioè coloro che sono rimasti esclusi dalle liste, quindi che sono adesso nelle liste di attesa, hanno dovuto, diciamo, ricorrere a economie familiari proprie. L'assessore Tanti ha detto che destinerà dei soldi per aiutare queste famiglie, ma noi ci chiediamo a quanto in realtà ammonti questo contributo che il Comune vuole dare a partire dal gennaio del 2024. Perché da quello che abbiamo letto ci risulta che l'assessora Tanti abbia destinato, comunque previsto, un contributo per famiglia di 1.000 euro all'anno. E questo però non risolve il problema delle famiglie che hanno già anticipatamente pagato e dovuto sostenere magari spese per una babysitter, che sicuramente sono sovrabbondanti, cioè sono molte di più rispetto ai 1.000 euro. 1.000 euro all'anno sono una piccola goccia in un grande mare di bisogni.